Riapre domani la scuola Rodari di Empoli, chiusa per derattizzazione, stamattina sopralluogo del consigliere Andrea Poggianti. Al via i lavori di ristrutturazione dell'ex hotel Vittoria a Empoli. Vi nascerà Casa Matilda, una casa di seconda accoglienza per donne vittime di violenza. Open Europe a Montelupo, una giornata dedicata ai giovani, un incontro per progettare gli interventi per il futuro sul territorio in materia di politiche giovanili. Ogni bambino è un cittadino. È andato in scena ieri al Teatro Pacini di Fucecchio uno spettacolo per spiegare e raccontare la Costituzione ai bambini. Mercoledì 30 gennaio, buonasera dalla redazione di Clivo News. È stata chiesta l'archiviazione al GIP delle indagini per l'omicidio volontario di Sara Scimmi, 19enne, morta a Castelfiorentino lo scorso 9 settembre 2017. L'inchiesta era stata aperta per far luce sulla possibilità che qualcuno avesse portato la giovane sul luogo dell'investimento. Gli accertamenti non avrebbero alimentato questa ipotesi. La ricostruzione dei minuti antecedenti la tragedia afferma che Sara sarebbe uscita dalla discoteca per incamminarsi verso casa da sola e si sarebbe accasciata a terra per i fumi dell'alcol, accertati dal tasso alcolemico di 1,74 fino all'arrivo del tir. Increduli familiari della giovane chiedono chiarezza. La sorella si sfoga sui social e spera nella riapertura delle indagini. Riapre domani la scuola dell'infanzia Rodari di Empoli in via Meucci. Un'ordinanza revoca quella precedente che disponeva la chiusura del plesso scolastico. In questi due giorni di chiusura è proseguita la derattizzazione dell'edificio scolastico. Stamattina, per protestare contro la mala gestione della scuola e della vicenda, il consigliere del centrodestra per Empoli, Andrea Poggianti, ha effettuato un sopralluogo. Vediamo il servizio. È un unicum nella storia di Empoli che si chiuda una scuola perché infestata dai topi, eppure è successo adesso con la Rodari. Chi di dovere non può esimersi dal darci delle spiegazioni sull'accaduto, anche per rispondere ai tanti genitori e bambini ritrovatisi improvvisamente con un importante disservizio. Lo sostiene Andrea Poggianti, consigliere comunale del centrodestra per Empoli, che stamattina ha effettuato un sopralluogo alla Rodari con l'intento di dimostrarsi vicino alla cittadinanza e a tutti gli empolesi, che invece l'attuale amministrazione, sempre secondo Poggianti, troppo spesso trascura per dare spazio ad eventi ed opere faraoniche che non risolvono i problemi. La stessa ordinanza del comune che dispone la chiusura prende atto di carenze strutturali dovute ad una inefficienza da parte dell'amministrazione, si dà atto che le precedenti ditte che hanno svolto disinfestazione non hanno effettuato interventi risolutivi e in più è la stessa ASL talmente preoccupata, come dicevo, a imporre la chiusura per la salute dei bambini che sarebbero costretti a convivere con i topi sia durante l'ora dei pasti sia durante l'ora delle lezioni. Io reputo che questa cosa sia veramente scandalosa e un comune come Empoli, per una scuola che non è neanche, si può dire, in aperta campagna, non sia assolutamente accettabile una chiusura a tempo indeterminato che porta ovviamente del disagio alle famiglie, perché non sanno ovviamente come risistemarsi con i figli per tutto il giorno, poiché fino alle 4:30 del pomeriggio avevano i figli qui. Dall'altro è davvero inconcepibile che si possa arrivare ad una chiusura per infestazione dei topi, non piccoli topi, grandi topi che hanno convissuto per non si sa quanto tempo con i nostri ragazzi. Il comune di Certaldo informa che oggi, viste le condizioni meteo, in accordo con l'istituto comprensivo, è stata anticipata di 2 ore l'uscita pomeridiana degli alunni della scuola primaria Giovanni Pascoli nella frazione collinare di Fiano. L'iniziativa è stata presa unicamente a scopo preventivo, per evitare spostamenti delle auto dei familiari e dei mezzi pubblici con la neve. Rimarranno invece chiuse per tutta la giornata di domani le scuole di Montaione e Gambassi. Sono già partiti da alcuni giorni i lavori di ristrutturazione di Casa Matilda, l'ex Hotel Vittoria, che grazie al centro aiuto Donna Lilith delle pubbliche assistenze riunite di Empoli e ad alcuni sponsor diventerà una casa di seconda accoglienza per donne vittime di violenza. Vediamo il servizio. Consegnate le chiavi di Casa Matilda, sono già iniziati i lavori per la trasformazione dell'ex Hotel Vittoria in via Carrucci a Empoli, che nel mese di aprile diventerà una casa di seconda accoglienza per le donne vittime di violenza. Voglio ricordare 3 imprenditori della zona, appunto la parte della ristrutturazione lo farà l'impresa edile Noccioli,
e ce lo farà gratuitamente. L'impresa Fioravanti e Cambi di Certaldo farà la parte idraulica e poi Luchini, l'elettricista, la parte elettrica. Poi per tutto il resto contiamo sulla collaborazione di tutti i nostri sostenitori. Il bello è che siamo un bel gruppo, quindi chi ha potuto contribuire con donazioni economiche, chi contribuisce con il lavoro. L'importante è che c'è una bella aggregazione, un bel gruppo e tutti lavoriamo appunto per offrire al territorio questa casa accoglienza per donne e bambini. Casa Matilda sarà gestito dal Centro Aiuto Donna Lilith e dai volontari delle pubbliche assistenze riunite, con vari servizi a disposizione delle ospiti. Grazie al supporto delle nostre volontarie e delle nostre professioniste sarà possibile attivare tutta una serie di servizi sia per le donne che per i minori ospitati. I servizi saranno quelli del sostegno psicologico e della consulenza legale per le donne e in particolare per quanto riguarda i minori saranno quelli di sostegno nel recupero del benessere psicologico e sociale, dell'accompagnamento a tutte le attività educative e di supporto scolastico proprio per sostenere i bambini anche nel recupero di quest'area. Accanto a questo ci occuperemo anche del sostegno dal punto di vista sanitario. Attiveremo un ambulatorio infermieristico e medico sia per le adulte che per i bambini. È di pochi giorni fa la firma del decreto sul reddito di cittadinanza. Per capire come funzionerà questa norma voluta dal governo giallo-verde abbiamo interpellato il consulente finanziario Alessio Fioravanti. Sentiamolo. La misura partirà ad aprile e scatterà dal mese successivo a quello della richiesta. Avrà durata 18 mesi e rinnovabile per altri 18 qualora il richiedente sia ancora in possesso degli stessi requisiti. La platea oggetto del provvedimento sembra riguardare circa 1,5 milioni di nuclei familiari e quindi circa 5 milioni di persone. Il beneficio economico varia in base ai componenti della famiglia, ma non potrà scendere al di sotto dei 480 euro mensili. Chi può richiedere il sussidio? Ogni cittadino italiano, europeo o lungo soggiornante che risieda in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in via continuativa. Passiamo ai requisiti tecnici. Il nucleo familiare deve possedere un ISEE al di sotto dei 9.360 euro e un reddito al di sotto dei 6.000 euro per i single e 12.000 per i nuclei familiari. Il patrimonio immobiliare non deve superare il tetto di 30.000 euro, mentre il patrimonio mobiliare non deve superare quello di 6.000 euro. Tetto può alzarsi fino a 20.000 euro qualora nel nucleo familiare siano presenti persone disabili. In più, nel nucleo familiare non devono essere presenti disoccupati che abbiano dato dimissioni volontarie, né possessori di barche, auto e moto di grossa cilindrata o auto nuove, ossia immatricolate nei 6 mesi precedenti. Coloro che riceveranno il sussidio riceveranno anche 3 offerte di lavoro congrue e dovranno mettersi a disposizione per il comune con 8 ore lavorative settimanali. Chi si rifiuterà di lavorare per il comune perderà il sussidio, come anche chi rifiuterà le 3 offerte di lavoro congrue o anche una soltanto, se riceve il reddito di cittadinanza da più di un anno. Questo provvedimento introduce un nuovo concetto di welfare nel nostro Stato che speriamo possa portare grandi benefici a tutto il Paese. A Montelupo Fiorentino una giornata dedicata alle politiche giovanili. Open Europe, un incontro per progettare gli interventi per il futuro nell'Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore. Vediamo il servizio. A Montelupo si è svolta una giornata dedicata alle politiche giovanili. Amministratori comunali, tecnici e giovani si sono confrontati sulle politiche del territorio per aprirsi all'Europa. L'obiettivo è quello di investire sulle capacità delle nuove generazioni, di intervenire nelle decisioni pubbliche in maniera attiva e responsabile. Un progetto ambizioso nato nel 2017 grazie a 4 assessori dei comuni dell'Empolese Valdelsa, tra cui Simone Londi di Montelupo Fiorentino ed Emma Donnini di Fucecchio. Nasce dalla forte volontà di mettere insieme 15 comuni intorno a una tematica che era rimasta spesso ai margini, diciamo, rispetto proprio alle volontà politiche. Quindi la voglia di firmare un atto, l'abbiamo fatto nel comune di Fucecchio, alla presenza dell'assessore regionale Cristina Grieco, proprio perché la regione stessa tiene moltissimo al fatto che le zone riescano a lavorare in sinergia con le politiche giovanili regionali, che sono politiche molto attente, tutte le politiche di giovani sì.
L'evento Open Europe di Montelupo Fiorentino è stato fondamentale per fare il punto sul percorso intrapreso nel territorio dei 15 comuni in materia di politiche giovanili. Open Europe è un evento che vuol mettere a confronto amministratori, tecnici dei comuni, youth worker e giovani del nostro territorio. Ha l'obiettivo di affrontare alcuni temi riguardanti le politiche giovanili, soprattutto in una prospettiva europea, per ripensare le politiche giovanili di quest'area, dei 15 comuni dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore. Si prevede con questa iniziativa di accrescere consapevolezza e affinare degli strumenti per progettare anche in ambito europeo. Per questo stiamo attrezzando un progetto di Key Action 3 che riguarda il dialogo tra giovani e decisori politici e che potrebbe dar seguito a una serie di incontri e di modalità di confronto tra giovani e decisori. Ogni bambino è un cittadino. È il titolo dello spettacolo andato in scena ieri al Teatro Pacini di Fucecchio. Vediamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Ogni bambino è un cittadino. Al nuovo cinema Teatro Pacini di Fucecchio è arrivato lo spettacolo in cui si spiega la Costituzione ai bambini nell'ambito del progetto La Costituzione nelle scuole. L'iniziativa è stata organizzata dal Teatrino dei Fondi con la collaborazione di Comune di Fucecchio, Ampi e Comitato per l'Attuazione della Costituzione. Alla rappresentazione hanno partecipato le classi quinte delle scuole primarie di Fucecchio. Lo spettacolo affronta gli articoli principali della Costituzione italiana attraverso una serie di scene ludiche, una storia di due funzionari della Repubblica Italiana che intervengono in teatro per parlare proprio della Costituzione, ma poi accadono una serie di imprevisti perché uno dei due personaggi è un po' impreparato e combina guai. In scena ci sono Claudio Benvenuti, Marco Sacchetti e poi Angelo Italiano, una figura che non compare sul palcoscenico ma attraverso degli interventi pittorici dal vivo che vengono videoproiettati sullo sfondo arricchisce la rappresentazione con colori e stimoli sensoriali molto importanti per le nuove generazioni. Lo spettacolo è stato insignito nel 2014 dell'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica per l'impegno civile e la sensibilità verso le nuove generazioni. Noi vogliamo ribadire un concetto importante che è quello: i bambini sono cittadini di oggi, ogni bambino è un cittadino e non saranno i cittadini del domani come erroneamente si dice. È giunto alla 23ª edizione il premio Albano Aramini, il più importante riconoscimento sportivo di Empoli, ricompensa simbolica per gli atleti e le persone che si impegnano per dare l'opportunità a bambini, ragazzi, adulti e anziani di praticare una disciplina in città. La cerimonia di consegna si svolgerà per la quinta volta al Cinema La Perla di Empoli in Via dei Neri, lunedì sera 4 marzo alle 21:15. È andata in onda ieri sera una nuova puntata di Fuori Campo, la trasmissione di Clivo sull'Empoli Calcio. Ospite di Alessandro Lippi, l'allenatore Brunero Bianconi e il giornalista Alessandro Marmugi. Proprio Marmugi ha parlato di alcune operazioni di mercato degli azzurri. Sentiamolo. L'Empoli cerca sicuramente un difensore, un centrocampista e un attaccante. Però, scusami, il difensore l'aveva trovato, era questo giocatore croato del Cagliari. Un esterno ha trovato, intanto facciamo un riepilogo, è arrivato un difensore greco, Nicolau, giovane di belle speranze ma ancora credo acerbo per il nostro campionato. Poi l'Empoli ha rincorso questo calciatore del Cagliari, Pajac, un croato, il quale però mi dicono che non arrivi. Non si sa bene quali sono le sue scelte, la verità è che il Cagliari ha un accordo già trovato praticamente con l'Empoli, ma il giocatore vuole andare al Frosinone. Al Real Madrid, al Frosinone, no, la cosa mi inquieta un po'. Sì, è un po' come dire, no, perché pensa di avere evidentemente più spazio a Frosinone, anche perché sicuramente... Oppure un contratto più vantaggioso. No, penso che insomma a Cagliari non ha mai giocato fino ad ora, vuole giocare, e a Empoli comunque si trova sicuramente Pasquale o Antonelli, perché attenzione anche lì a cosa può succedere, comunque un terzino titolare. Quindi l'Empoli cerca un difensore, poi cercherà un centrocampista, immagino. Un centrocampista per rinforzare la mediana e un attaccante, ma qualcuno andrà anche via. Il sentore è che ci possono essere in questi due giorni, tra entrate e uscite, almeno 7-8 operazioni. Quindi porte girevoli. Porte girevoli.
Va in onda questa sera a partire dalle 20, in diretta dalla taverna di Poldo a Empoli, la prima puntata di Calcio Wii, la trasmissione di Clivo, canale 680, dedicata al calcio WISP. Conducono Simone Cioni e Nico Raffi. Non ci sono altre notizie, vi ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento è domani alle 19.40 con Clivo News.